Una buona mattinata dalla redazione di Teletruria, l'appuntamento con le nostre ultime notizie comincia dalla sanità, sono parziali i dati dell'ultimo bollettino Covid a causa di un guasto al sistema informatico, la tendenza è comunque in calo, 25 i positivi in tutta la provincia di Arezzo e i contagiati in tutta la ASL Toscana Sud-Est sono 53, sono stati effettuati 978 tamponi, le persone positive in carico sono 1.336 e non si registra alcun decesso. Adesso parliamo del servizio Scudo, una nuova sede del servizio promosso da Calcit e ASL e gestito in collaborazione con la cooperativa sociale Coinè. Lo Scudo ha trovato da alcuni giorni una sede definitiva dopo essere stato ospitato nei locali della cooperativa Coinè. Si trova nell'area ospedaliera a pochi passi dal centro oncologico. Parliamo ancora di sanità, oggi al via le prenotazioni per gli over 40, il calendario della regione toscana è simile a quello adottato per i cinquantenni, ogni giorno un biennio per evitare gli ingorghi da click day e da oggi potranno prenotarsi nati negli anni 1972-1973. Una settimana importante, quella che sta cominciando per la ASL Toscana Sud-Est, martedì è in arrivo il generale Figliuolo che si troverà anche andrà in visita anche nelle strutture vaccinali di Siena e Firenze. Venerdì la vaccinazione di massa comincerà appunto per l'isola del Giglio e Giannutri. Infine lo sport, una giornata importante oggi perché si decidono i criteri per le licenze nel Consiglio federale della FIGC, torna in ballo dunque la possibilità di un ripescaggio per gli Amaranto, inizierà alle 11 il Consiglio federale nel quale si parlerà anche di questo tema. È tutto per questa edizione delle nostre Breaking News, grazie per la vostra attenzione, un buon proseguimento su Teletruria.